Ciao, eccoci ritornati. Allora, oggi ci occuperemo delle pagine. Dopo aver fatto appunto tutta la struttura della copertina e la rilegatura, andremo a costruirci le pagine. Come le costruiamo? Possono essere pagine semplici oppure pagine a sacchettino. Cosa vuol dire pagine a sacchettino? Ecco, vuol dire queste pagine che hanno appunto questa, come si dice, apertura da una parte e apertura dall'altra, che servono principalmente per essere inserite qua nella letta che abbiamo fatto per la rilegatura, ok? Mentre invece, se sono semplici, andranno inserite in questo modo, cioè incollate in questo modo. Quindi cosa dovete fare? Tagliare la pagina a misura, cioè la lunghezza deve essere la stessa lunghezza della rilegatura. Ok. Così. Se decidiamo appunto di fare solo questa parte di pagina. Invece a me piace moltissimo questa combinazione. Perché? Perché ci dà la possibilità eventualmente di inserire altri motivi di cartoncino, tipo taschine, targhette e via dicendo. Con molta semplicità, abbiamo un ottimo risultato. Ok, adesso vi faccio vedere com'è semplice, prepararle. Allora, dobbiamo prenderci due pezzi di carta. Di cartoncino, quello che appunto sceglieremo per fare le pagine, e ritagliarlo della stessa lunghezza della rilegatura. Quindi la lunghezza sarà questa. Il secondo pezzo dovrà essere sì lungo come il primo, ma avere sui due lati un pezzo in più che ci servirà per piegarlo e sovrapporre il primo pezzo in modo da creare appunto la bustina. Ok? Spero di essere stata abbastanza chiara. Ok. Per fare questo lavoro io scelgo di usare la colla liquida, non il biadesivo, perché mi dà la colla liquida il tempo di posizionare alla perfezione il mio pezzo di cartoncino. Quindi posso sbagliare, ma posso correggere perché avendo un'asciugatura un po' più lenta mi dà la possibilità di spostare il foglio come si deve. Quindi cosa faccio? Prima faccio la prima parte così. Me lo posiziono bene e poi andrò a fare l'altra e controllo che sia tutto in ordine. Quindi vedete che io posso spostare e rispostare. Ok, adesso con la pieghetta sono tranquilla e posso schiacciare. Okay? E fare asciugare. Quindi questo lo mettiamo da parte per farlo asciugare. Intanto io avevo già preparato gli altri pezzi. Quindi a questo punto non ci resta che inserirle nel nostro album. Come si inseriscono? Sempre con la colla liquida si va a cospargere di colla sia una parte che l'altra della letta, non so se chiamarla letta o linguetta. Si mette bene, non abbiate paura, perché così rimane sempre più solido e attaccato, anche perché poi si andrà a decorare e non si sa mai il tipo di decorazione che dobbiamo fare. Può essere anche poca, come magari anche tanta. Ok. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, andiamo a inserire la nostra bustina, il nostro sacchetto.
Ecco, lo facciamo scendere sino a giù, così. E poi con la pieghetta facciamo questa operazione. Sia da una parte che dall'altra. Abbiamo inserito la prima pagina. Ora andiamo a fare il resto di tutte le pagine dell'album. Ecco fatto. Ok. E il nostro progetto incomincia a prendere forma. Vedete? Facile, facile. Non mi dite che è difficile. Adesso dobbiamo pensare al rivestimento e anche a come lo decoriamo. Quindi, con questi avanzi, perché sicuramente ci saranno, tagliando la carta per far la misura, ci saranno tanti avanzi. Quindi noi questi avanzini li possiamo utilizzare per creare dei motivi alternativi, ecco, alle pagine, qualche pagina in più, qualche taschina e via dicendo. Ecco, adesso vi faccio vedere una cosa molto semplice. Vediamo con un pezzo di carta un po', ecco, molto semplice, che non è altro che una taschina. Ecco, una taschina che vista così non dice niente, ma se noi giochiamo con i colori della carta, può essere un bellissimo motivo. Ok, quindi se noi dobbiamo creare la taschina sopra la pagina e fare questo gioco di carta di colori, dobbiamo prima rivestire la prima parte, dopodiché inserire la taschina. Ora, la taschina può essere inserita sia così semplicemente, quindi incollandola qua, qua e qua, anche magari un po' più grande. Un po' più larga, la facciamo un po' più larga e facciamo delle pieghe tipo questa. Adesso vi faccio un esempio, è questa qua, così che andranno rivoltate in questo modo. Quindi andranno inserite all'interno in modo da creare uno spazio un po' più diciamo più capiente, ecco, perché dipende anche da cosa andrà inserito nella taschina, perché se va inserita una sola, diciamo, targhina con la foto, basta anche semplicemente farlo in questo modo. Se invece abbiamo intenzione di inserirci diverse targhine, cornici, cose varie per le foto, allora abbiamo bisogno che sia un po' più capiente, quindi li creiamo questo piccolo spessore. Ecco, questa era una prefazione, una premessa che avevo fatto, che avevo detto che avrei voluto farvi, perché molte chiedono: ma come si fanno le tasche? Si devono fare le pieghe o non si devono fare le pieghe? Dipende sempre dall'utilizzo. Ok, adesso noi andremo a cercare la carta ideale per poter iniziare a fare il rivestimento, cioè la carta che abbiamo scelto per poter ultimare il nostro album, no? Quindi io vi avevo detto che ho scelto questa collezione, che è una delle collezioni che ho 4 anni, praticamente non si trova neanche più questa collezione qua.
E finalmente mi sono decisa, ho detto vabbè, la utilizzo anche perché è molto bella, mi piace tantissimo e ci voglio lavorare, quindi faccio qualcosa di non tanto complicato proprio per questo motivo. Ok, quindi adesso noi scegliamo di fare il rivestimento al nostro album e iniziamo con la prima pagina che è questa. La prima pagina è questa, ma questo è il retro della copertina che va decorato anche questo e poi dipende sempre dai gusti, però possiamo anche decorarlo. Per esempio la taschina possiamo anche crearla qua, nessuno ce lo vieta, no? Quindi andremo a incollare questo pezzo per primo e poi ci creiamo la taschina e incolleremo anche questa. In questo caso io farò una taschina semplice, quindi non farò il doppio risvolto. Ok? E adesso incolliamo il tutto. Ecco fatto, come avete potuto vedere ho adoperato anche il distress, ops, scusate, il distress che diciamo dà un tocco di vintage alla pagina, quindi l'ho adoperato sia per questa fantasia che per quest'altra ed è sempre bello adoperarlo perché le dà anche un tocco in più, ecco, alla decorazione. Poi ho usato anche un punch che andrete a scegliere voi. Io a mio gusto ho preso questo e ho creato questo motivo. Quindi questa sarà una taschina su cui andrà poi inserita una targhetta. Una targhetta, una foto, quello che necessita esserci. Ok, quindi passo all'altra pagina. Ora la lasciamo semplice così perché dobbiamo stabilire e vedere un po' tutta la collezione come sarà distribuita nelle pagine. Dopodiché allora andremo a fare le decorazioni. Quindi rivestiamo un pochino e formiamo dei motivi semplici ma abbastanza carini. Ok, adesso scegliamo una carta. Forse magari questa è carina, così scegliamo la carta da posizionare sulla mia prima pagina. La mia prima pagina la rivesto così, naturalmente andrò a darle un'altra sfumatura di Black Soot però potrei anche fare, se utilizzando sempre miei ritagli di carta, potrei fare un motivo, cioè un'altra taschina così, oppure un'aletta. Quindi mi prendo le misure così, le prendo e faccio un segnetto qua così, e sarà la
piega che io andrò a fare per inserirla nella carta. Ora vi faccio vedere meglio, così capite meglio. Quindi farò una piega dove ho fatto il segnetto e poi taglierò un pezzetto più avanti. Ecco, ok? Questa sarà la linguetta che andrà ad aggrapparsi all'interno della pagina, così sarà nascosta. Quindi la metteremo così, la incolleremo e qui utilizzeremo il pezzo restante di questa taschina. Quindi lo metteremo in questo modo per fare la decorazione. Ecco, lo faremo così e poi di conseguenza andiamo a decorare anche l'altro pezzo. Vedete bene, così. Altro pezzo e via dicendo. Ok, e adesso passiamo all'incollaggio. Paginetta. Naturalmente le decorazioni le faremo in un secondo momento. Adesso la cosa più importante è tutto il rivestimento, quindi andremo a scegliere la carta della nostra collezione e andremo a rivestire e combinare alcune cose con i ritagli di carta che ci siamo procurate, appunto tagliando a misura tutte le carte. Ok, e quindi proseguiamo. Adesso io vi faccio vedere in maniera un po' più velocizzata questo procedimento, perché sennò il video diventa veramente lunghissimo. E quindi non farò delle cose particolari che necessitano di spiegazione, ok? Eccomi qua di nuovo, scusatemi, aveva squillato il telefono. Dicevo che l'operazione del rivestimento dell'album lo farò un po' velocizzato, perché appunto non necessita di molte spiegazioni, perché è solo l'incollaggio della carta. Però se ci sarà qualcosa che mi viene in mente di particolare, allora blocco un attimo la velocizzazione e ve lo spiego. Quindi questo si terrà nella terza parte, perché ecco, non voglio fare video lunghissimi, o se no appunto, cioè, dovete star troppo tempo, quindi voglio anche fare le cose fatte bene. Ok, adesso vi lascio alla terza parte, che dovrebbe essere l'ultima. Vi abbraccio tutte e continuate a lavorare. Ciao, ciao a tutte.